Buongiorno e bentornati a un nuovo appassionante episodio di Colazione a Fumetti, in ritardo a causa di alcuni leggerissimi problemi tecnici che ho avuto ieri sera. Oggi, nonostante abbia un bel po' di novità di cui parlare, sono costretto a fare un passo indietro per parlare di Thanos Vince, che è il terzo volume della sua serie regolare, nonché rilancio all'interno dell'etichetta Marvel Legacy. Il volume è uscito a settembre, ovviamente per Panini Comics, è un cartonato e costa 19€. Contiene gli episodi finali della serie regolare di Thanos dal 13 al 18, più l'annual del 2018, per un totale di 168 pagine. Nonostante la numerazione del volume, è completamente leggibile in modo autonomo ed è fondamentale per comprendere il personaggio all'interno del nuovo crossover Infinity Wars, oltre a presentarci un personaggio che in America ha avuto un incredibile boom di successo, il Ghost Rider cosmico. Ai testi troviamo Danny Cates, il solito autore della serie regolare di Venom, nonché autore della prossima serie dei Guardiani della Galassia, che fra l'altro avrà anche lo stesso disegnatore di questo volume. L'ottimo Geoff Shaw. Come vi dicevo, per leggere il volume non è necessario sapere nulla di quanto accaduto prima, se non che Thanos per l'ennesima volta ha litigato con la morte, finendo per rifiutarla. La loro è una storia d'amore piuttosto tormentata. Se invece volete qualche info in più sulla vita di Thanos, vi rimando al video che ho fatto qualche mese fa, lo trovate sotto in descrizione. Ma parliamo del volume. Thanos verrà trascinato nel futuro remoto, alla fine dei tempi, per assistere al suo più grande trionfo, in un futuro oscuro che probabilmente non è abbastanza grande per contenere due versioni del folle titano. La storia è epica e drammatica, nonostante la presenza del nuovo Ghost Rider, una figura completamente folle, ma al tempo stesso estremamente drammatica, e la cui vera identità potrebbe stupirvi, forse. La trama è ricca di spunti e rimandi alla storia dell'universo Marvel, piacevolissimi per i lettori più ferrati, ma non fastidiosi per quelli più casuali. I disegni poi sono da urlo, super dettagliati e spaventosi, nel dipingere la follia del titano e un universo ormai trasfigurato sotto il suo influsso oscuro. Chiude il volume l'annual, che ha dei temi piuttosto diversi, e come narratore lo stesso Ghost Rider cosmico, che ci racconta alcune storie inedite della vita di Thanos, e anticipa la miniserie dedicata a questo nuovo spirito della vendetta, sempre scritta da Cates, che immagino la Panini ci proporrà a breve. Ora, se siete interessati all'acquisto di questo volume, io vi suggerisco di smettere di guardare il video qui, altrimenti, se l'avete già letto o non siete particolarmente interessati, vi faccio qualche spoiler con alcune riflessioni annesse. Thanos viene attaccato dal nuovo e misterioso Ghost Rider, che ferma il tempo con un frammento della gemma dell'infinito verde, lo dovreste conoscere tutti, e lo lega con delle catene fatte con le ossa di Sittorak. Sittorak è l'antica divinità da cui derivano i poteri del fenomeno, l'instoppabile nemico degli X-Men, visto di recente anche nell'ultimo film di Deadpool, ed è collegato anche alle meno famose, ma comunque celebri, bande cremisi di Sittorak, un incantesimo spesso utilizzato dal Dottor Strange per bloccare i suoi nemici. Thanos viene trascinato nel futuro, dove incontra se stesso della fine dei tempi, che ha ormai ucciso tutti i suoi nemici, fondamentalmente tutti gli abitanti delle galassie conosciute, a parte Hulk, che tiene in cantina come se fosse un cucciolotto. Ora, la domanda viene spontanea: come fa Hulk ad essere ancora vivo dopo migliaia e migliaia di anni, se non milioni? La risposta ci viene ovviamente dalla sua serie regolare, l'immortale Hulk, il titolo dice tutto. In realtà la serie di Thanos anticipa di qualche mese gli eventi su Avengers, che hanno portato al ritorno di Bruce Banner e alla rivelazione che il suo alter ego sarebbe effettivamente immortale, ma la spiegazione regge, per cui teniamola per buona. In ogni caso, al titano resta un ultimo scontro contro il Caduto. Originariamente il Caduto era il primo araldo di Galactus. Galactus è il divoratore di mondi, questo omone vestito di viola che vaga per l'universo divorando pianeti. Qui scopriamo che in realtà il Caduto non è un nome proprio, ma solo un titolo. Infatti il Caduto che andrà a incontrare Thanos è Silver Surfer, qui in versione full black e dotato del martello di Thor. Ad accompagnarlo l'onda Annihilation, una marea di insetti spaziali un tempo guidati dal crudele Annihilus, dominatore della zona negativa. Onda Annihilation che fu anche protagonista di una grande saga Marvel del decennio scorso, parte del rilancio delle serie cosmiche che portò alla nascita dei Guardiani della Galassia come li conosciamo oggi. A fine volume scopriremo il motivo per cui Thanos è stato portato nel futuro, perché il vecchio Thanos, per congiungersi finalmente alla morte, deve morire, e solo Thanos può uccidere Thanos. Ma come ci si può aspettare dal titano folle, essere usato per i piani di qualcun altro, anche se questo qualcun altro è lui stesso, non è accettabile, e quindi, disgustato dal suo futuro se stesso, se ne andrà lasciandolo in vita e promettendogli che si batterà in ogni modo per non far realizzare questo futuro. E qui ci si ricollega a Infinity Wars, dove Thanos è in cerca delle gemme dell'infinito proprio per evitare questo futuro. Ed ecco perché, quando Requiem lo uccide, Thanos è soddisfatto, quel futuro è negato, la storia è cambiata per sempre. Io vi suggerisco caldamente di acquistare questo volume. È ben scritto, è disegnato da Urlo e non può mancare nella collezione cosmica di un appassionato Marvel. Quindi, intanto vi saluto, mi scuso ancora per essere uscito in ritardo e ci vediamo domani, al solito orario, con un nuovo Colazione a Fumetti. Ciao!
vi ringrazio di aver guardato il video, come sempre vi chiedo di lasciare un commento, cliccare sulla campanella, mettere un like, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, vi ricordo che se volete sono anche su Instagram @pelatifumetti.